Ok. Allora, buongiorno consiglieri. Buongiorno. Seduta della Commissione Speciale Mobilità e Traffico. Sono ora le 9:10, è la seconda convocazione. Siamo in presenza del dottore Rubella della SISP che ci darà una mano per la votazione. Vedo che siete in tre. Procedere all'appello. Nel frattempo vediamo se si collegano gli altri due membri. Come si ma di Gesù ha abbandonato, in No, che ne mancano senso? due. Questo sì. No, Daniele, Teresi. Che sarà caduta la connessione. Sono accaduta la connessione di Gesù. No, ecco quella di Gesù. Ok. Allora, procedere all'appello in attesa di aspettare gli altri. Allora, di Gesù. Presente. Losardo. Assente. Palazzo. Presente. Stabile. Assente. Teresi. Presente. Allora, tre presenti, due assenti. La seduta è aperta per procedere. Allora, consigliere, intanto stiamo attendendo un attimo che Losardo ci comunica che sta arrivando e si collegherà. Ho mandato un messaggio a Stabile per capire perché non si collega, ma ancora non mi ha risposto. Comunque, la seduta è valida e quindi aspettiamo possiamo procedere. È chiaro che è la prima riunione di commissione. Oggi, come voi sapete, all'ordine del giorno c'è l'elezione del presidente e del vicepresidente, così andiamo avanti su questa commissione che penso e ritengo che abbia tanto, tanto, tanto da fare. Consigliere, approfitto, manca ancora qualche consigliere, ma approfitto per dirvi che mi arrivano decine, decine, decine di telefonate da Passo di Rigano per questo senso di marcia su Via Evangelista Di Blasi. C'è Passo di Rigano paralizzato ogni giorno. Vi dico pure che l'altro ieri mi è arrivata una telefonata dal comando dei vigili urbani perché preoccupato per la situazione di Passo di Rigano e mi fanno sapere che sono preoccupati per la situazione di Passo di Rigano con questo senso di marcia. Se avessero seguito le indicazioni che avevamo dato e che avevo personalmente dato del senso contrario, non come si sta facendo, ma che consentire le macchine a scendere e non a salire, forse avremmo risolto qualche problema in più. Quindi questa strada va cambiata, farò una proposta di delibera, sto già scrivendo una proposta di delibera, se condivisa poi dalla commissione meglio ancora, perché una delle prime delibere che questa commissione dovrà affrontare è proprio la proposta di delibera del senso di cambio di marcia su Via Evangelista Di Blasi. Quindi procediamo con questa commissione perché penso che questa commissione debba lavorare e lavorare tanto. Mi fermo. Quindi procediamo con questa riunione di commissione. Sì, ripeto, non vorrei sembrare scortese, ma io dovendo poi andare a seguire l'altra commissione, Commissione, va bene. diciamo, vi chiederei di cominciare a procedere Perfetto, siccome c'è anche Stabile che è entrato anche Stabile, possiamo secondo me procedere all'elezione del presidente. Sì, siamo al Allora, completo adesso. sì, signor Palumberi, allora visto Mi che dica. siamo al completo, io le chiederei di inviare la mail con le credenziali. Allora, Quindi. adesso quando io ho mandato la mail, ok, quando ho mandato l'invito, ok, un attimo che. Quindi non è partita, non è in quel modo, lo devo rifare Ok. praticamente. No, adesso lei deve andare su Eligo, sulla convocazione della Commissione Mobilità e Ah. Traffico, e cioè, trova un tasto sulla destra, configura il rilascio credenziali. Allora, un attimo. Allora, sono qua. Ecco, configurazione, rilascio credenziale. Ok, la sto inviando, ma sto cliccando più che altro. Ok, invio online. Invio online, certo. Ok, conferma l'invio. Perfetto. È partita la mail. Quindi, Perfetto, consigliere, ritorno là. adesso dovreste aver ricevuto una mail con le credenziali di accesso. Ci date conferma cortesemente? Ancora Ancora? non è Ecco. arrivata. Un attimo. Ancora non è arrivata. Aspetta. Neanche a me. Aspetta.
Ancora nulla. Niente. Aspetti, un attimo il controllo. Quale anche? Ah, sbagliato. Se ne venga. Sì, dovrebbe essere. Io vedo che è stata inviata. No. Presidente, dove sei? No, In giro perché? così. Alle 11 andiamo lì a... Dove? Ok, io non vi vedo. Voi siete In online. palestra. Ah, sì. Ok. Ci vediamo qua. Allora facciamo così. Non vi è arrivato ancora nulla. No, ancora non è arrivato nulla. Niente. Aspettate un attimo, io faccio una verifica allora sull'altra assemblea, perché su questa al momento non posso configurare le credenziali invio online. Ah sì, conferma invio email, no. Avrebbe dovuto mandarla. Facciamo un'altra Si prova. può riprovare a rimandarla o no? O no, è inutile. No, allora faccio io, provo ad aprire il lavoro perché non. Novità Borgo Nuovo, Presidente. Di su quale versante stavi? Quell'amico nostro, quello bravo. Novità, no, aspettiamo comunicazione all'ASP, cosa dobbiamo fare? Mamma mia. Ma la posta è chiusa, no? Tutto il plesso abbiamo dovuto chiudere, tutto il plesso. Tutto, tutto. Mamma. La biblioteca, tutto. Certo. E lui dove è? A casa adesso, penso. Cioè, spero. Spero. Ok. C'è da morire. È un coglione, stabile. Scusate. Vabbè, ma si sapeva, non è che non si sapeva. Cortesemente potete verificare se continua a Sì. non esservi arrivato nulla. Niente da me. Ancora no. Non c'è Avete più niente. aggiornato Sì, sì. l'ASP? Sto aggiornando, niente. Ok, allora facciamo così, velocemente io riconvoco una nuova assemblea e questa poi la annulliamo. Allora, aggiungere una nuova assemblea. Dovete darmi solo qualche minuto di Tranquillo, tempo. tranquillo. Questa è la commissione abilità del traffico. Noi qua siamo Se volete presente. intanto cominciare la discussione, diciamo, ne avete facoltà. Grazie. Qualche consigliere vuole dire qualcosa? Sì, Presidente, se Anche posso se dirlo, se. è doveroso capire se ci sono proposte di candidature, se qualcuno avanza la Infatti, candidatura. io questo chiedevo proprio questo, se lei mi Prego, dottore, dà la consigliere. possibilità. Dottore, per lei, sì, grazie Qui è Presidente. un semplice consigliere. No, Sempre e dottore vai. sono, il titolo rimane, Presidente, Va bene, se lo grazie. spendo da altre Mi parti, sì. dispiace per lei. Prego. Presidente, no, volevo capire Mi chiami ragioniere, per se favore. qualche mio collega è abilitato. Certo, È abilitato? No, certo, no, ragioniere certo, no. certo. Prego, Quindi deve come essere no? abilitato. Altro che, prego, prego, passa avanti. Volevo capire se Presidente, un attimo che c'è chi vende la frutta, sicuramente. Se c'è qualche mio collega che si vuole candidare, le sue idee, cosa vuole fare, e quindi per capire quali sono le nostre scelte.
Quindi l'ultima volta ero io presidente della commissione, ma visto e considerato, dico, visto e considerato, io proporrei, dico, di mia spontanea volontà il consigliere Lo Sardo, ma non perché è l'unico che possa fare il presidente della commissione, ma è un veterano, conosce bene la macchina amministrativa, conosce il territorio, ma non lo conosciamo tutti, ma lui ha sempre quel tocco in più sul territorio, arriva prima nelle notizie, sta sempre sul pezzo, quindi dico, secondo me dovrebbe essere l'unico a poter fare la candidatura, e poi la commissione deciderà. Dico, è una mia opinione, stavo riflettendo a voce alta, non so i miei colleghi, dico, e lo dico un attimo, presidente. E lo dico da presidente uscente. Grazie, presidente. Quindi io non mi ricandido, dico, è sicuro, su questo non do spazio ad altri. Il microfono, presidente. Perfetto, consigliere Palazzo, grazie per questo intervento, per questo suggerimento. Qualche altro vuole intervenire? Posso? Prego, consigliere Di Gesù. Presidente, io invece seguirò la linea di principio che ho seguito, diciamo, in tempi passati, ovvero quella di votare per chi non è presidente delle commissioni ordinarie, diciamo. Quindi seguirò questa linea di principio. Perfetto. Chi non ha cariche di presidenza. Grazie anche per quest'altra dichiarazione di voto. No, più che altro, diciamo, è una linea che ho seguito in passato e che continuerò a seguire. Perfetto. Ok, qualche altro? Presidente, io volevo sentire il consigliere Lo Sardo, dico, se abbiamo la possibilità, vediamo cosa ne pensa lui, dico, della mia proposta, suggerimento. Se il consigliere Lo Sardo vuole intervenire, vuole dire qualcosa. E dove? Consigliere Lo Sardo, mi sente? Eccomi. Colleghi consiglieri, grazie. Ho ascoltato l'ultima parte dell'intervento del collega Palazzo, che ringrazio per l'assist, ecco, che accolgo, ecco, praticamente per quanto riguarda, diciamo, la candidatura a presidente di questa commissione speciale, ecco, l'accolgo volentieri, perché, diciamo, vero è che quello che ha detto sul territorio, diciamo, ecco, conosco molto bene la quinta circoscrizione, perché è da tantissimi anni che opero su questo territorio. Del resto, precedentemente, devo dire che il consigliere Palazzo eventualmente mi lascia in eredità una commissione, se dovesse andare a buon fine, chiaramente, l'elezione a presidente. Mi lascia perché ha lavorato bene, avevamo iniziato molto bene i lavori con questa commissione speciale viabilità e traffico. Purtroppo, diciamo, siamo stati bloccati dalla pandemia e quindi ci siamo dovuti fermare, ma siamo pronti a riprendere il lavoro, appunto, iniziato dal collega Palazzo. Mi chiedo ai componenti un sacrificio enorme, mi dispiace, ma eventualmente ve lo chiederò. Se dovessi essere eletto da presidente, chiederò un sacrificio enorme, cioè una presenza continua nelle sedute di commissione,
perché il territorio, credetemi, ha bisogno di noi, ci sono tante cose che possono essere modificate in bene, suppongo in bene, e quindi dovremmo andare anche alla ricerca di quelle piccole cose che sicuramente possano portare benefici alla viabilità, al traffico. E mi riferisco anche a stare molto attenti della situazione del manto stradale delle strade, dei marciapiedi che possono sicuramente portare nocumento ai cittadini. Ci sono state diverse cadute da parte dei cittadini, e quindi bisogna sicuramente stare attenti e fare tutte le segnalazioni possibili per far sì che magari le riparazioni avvengano in maniera solerte e sollecita. Eventualmente, diciamo, mi riservo di intervenire successivamente, non prima di aver detto che ho difficoltà purtroppo a entrare nella mia email, non riesco completamente a entrare nella mia email, quindi di conseguenza Però eventualmente non voterò. sì, io però allora chiederei di verificare se vi è arrivata una seconda email con la convocazione. Sì, è arrivata. Ok, allora. Sì, mi è arrivata anche adesso. Allora, l'email funziona. Allora, ok, configuro e rilascio credenziali. Invio online. Qui genera credenziali dei partecipanti. Ok, io ho rinviato la mail. Spero che questa volta non ci siano problemi. È Dimmi arrivata cosa. adesso. Ok, allora nella mail trovate il vostro codice utente che è dato dall'iniziale del vostro nome e punto e il cognome e la password che dovete utilizzare collegandovi al link che c'è riportato Sotto. sotto. Perfetto. Ok. Se vi collegate, tanto troverete un Ma è messaggio. video? Non è video quello. Prego? No, Quindi no, non è quello video, non è non un è video, è video. Vi dovete... No, no, soltanto. è un sito internet dove, diciamo, man mano che si svolgeranno le operazioni di voto, diciamo, appariranno degli avvisi che vi Perfetto, sì, invitano a adesso votare, ce li ho. vi propongono la lista dovete Devo fare salvare. registra presenza? Sì. Posso iniziare a farlo? Sì, può farlo, così lei risulta Ok. presente. Ok. Signor Palumberi, Sì, mi dica. allora se lei va su Eligo, trova Sì. un'altra assemblea con l'indicazione. Allora, un'altra assemblea, sempre Commissione Mobilità al Traffico dovrebbe essere, no? Forse è meglio che Sì. faccio, si può aggiornare, no? Devo entrare e uscire perché non, mi dà solo quella momentanea, quella No, che già... esca rientri. Forse è meglio così si aggiorna, sì. Sì. Lo faccio immediatamente. Ok, mettiamo subito le credenziali. Allora, Ok, perfetto. Allora, Commissione Mobilità del Traffico, ok. Ah, questa è creata alle 9, dovrebbe essere, no? O no? Sì. Dovrebbe essere quella di sopra, perfetto, sì. Dirige Dirige assemblea. Ok. assemblea, ok, posso cliccare. Esatto, fatto. Allora, può cliccare su Apri lavori assembleari. Perfetto, fatto. Come vede, ci sono tre presenti e cinque convocati. Chi è che non si è collegato a parte, diciamo, il consigliere? Adesso io stavo Io per guardando. esempio non riesco a collegarmi perché non, non
niente, non riesco a entrare nella mia email, non è niente, completamente, non ci riesco. C'è il consigliere stabile che è uscito alle 9.26, pensavo che era un problema momentaneo, ma è ancora a quanto pare disconnesso. Piero? Ah, ecco, si è collegato, adesso è collegato. Dimmi, Umberto. Puoi mandarmi su u.losardo invece che f.losardo, vediamo se nell'altra arriva, perché qua non arriva niente. Lo deve dire al dottore, no. Rubera. No. Il problema è che se io adesso dovrei convocarla con i partecipanti, se riesci, non partecipo. Sì. Io non, adesso in questo momento non le posso cambiare l'indirizzo. Sì, niente, allora non parteciperò alla votazione, pazienza. Ma, diciamo, la mail è arrivata al suo indirizzo istituzionale? Sì, ma io non riesco a entrarci solo con l'altro cellulare per avere... Niente, non mi ci fa entrare. Perché sicuramente devi riaggiornare le credenziali, nel senso che devi riuscire a rientrare, perché lui vorrebbe, secondo me, la password, visto che è nell'altro telefono dove non ti colleghi mai. Sì. Credenziali. No, mi ci collego. Aspetta. Comunque faccio un altro tentativo. Consigliere, mi dispiace. Sì, mi dispiace che so. Il consigliere lo sa. Sicuramente provocando il ritardo. No, guardi, diciamo. Gmail intanto può dare spiegazione al consigliere, mi dica l'indirizzo mail a cui mandarla. Eventualmente u.losardo, sì, aspetti, @gmail.com. Piero? Sì, Francesco. Io sento nel mio cellulare. Non allora, nel mio cellulare... Consigliere Losardo, io le ho mandato una mail sull'indirizzo che lei mi ha dato. Mi conferma? Sì. Se le arriva? Vediamo se riesco. Un attimo, Francesco, sì, il dottore Rubera poi spiega pure a te come entrare. E io non ce la passo di qua. Ma tu hai due dispositivi, hai due cellulari, sì, in computer, sì. Quindi dall'altro cellulare apri la tua posta elettronica e ti è arrivata una mail con un link sul quale cliccare. Ok, ma mi dice di mettere la password. La password arriverà nella mail. È arrivata una mail con la password, con un codice utente e una password. Ah, ok. Niente, non mi arriva niente. Neanche nell'altro. Non mi arriva niente. Sarà questione un problema mio. Sicuramente un problema. Io... Sì. Posso provare a mandarle un'altra mail. No, guardi, ho sbagliato io. Mi perdoni. ulosardo@gmail.com. Sì, u.losardo. Sì, sì. No, guardi, ho sbagliato io. C'è problema. Nuova password, ok. Vediamo se adesso funziona. Ok. Sì. Deve seguire, diciamo, tutti gli effetti. Perché dobbiamo fare ovviamente un profilo ad hoc. Mi è arrivato, ecco, notifica e dico chiocciola, ecco, questo sì. Che devo fare? Mi è arrivato. L'è arrivata, dovrebbe essere arrivato anche il link a cui collegarsi. Lo prendo. Accedi al voto. Questo devo cliccare? Sì, devi cliccare su accedi al voto e digitare le credenziali che trova sulla mail. Quindi devo tornare indietro allora. Per le credenziali, aspetta. Ah, ecco. Il suo codice utente è f.u.losardo e sì, la password è quella che trova sulla mail. Sì. Un attimo che la copio. Un'ultima. Allora,
Vabbè, noi comunque ci sentiremo di solito il posto alla mente, alla mattinata, perché così vediamo in 10 secondi di anticipazione, praticamente l'app diciamo, sta andando avanti, e quindi diciamo anche l'integrazione, quindi però prima di ovviamente dire questo va bene, questo va ancora bene, ne parliamo con quindi è giusto che dico esprima la sua per quanto riguarda gli aspetti funzionali e i dati, perché naturalmente poi noi diventiamo solo, siamo solo degli esecutori, ma questo punto questo è un pochettino diciamo la premessa. Secondo quello io sono entrato tutto bene. Vedere, perfetto, ci sono pure io. Infatti, okay, allora. Più 5, lo sto vedendo adesso. Sì. Ci sono pure io. Ok, aspetti un attimo. Dirigi l'assemblea. Ultima modalità, dice l'assemblea online. Perfetto, presenti 5. Signor Palumberi, vada su. Sul primo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del presidente, sulla destra trovo un tasto bianco con scritto apri, apriamo la votazione. Se possiamo procedere alla votazione. Consigliere, possiamo procedere? Prego, si procede alla votazione, sì. Dobbiamo cliccare se vai a cucciare a votare? No, non c'è bisogno forse. Intanto sì, se il signor Palumberi ha aperto. Ok, vabbè, sì, può andare, vai al punto da votare. C'è un voto, suppongo quello del consigliere Di Gesù. Io ho votato. Tre voti. Io ho votato. Sì. Chi è che non ha votato? Io ancora non ho votato. Che devo fare? Deve accedere. Diciamo, lei si è. Sì, si vai, è collegato. Devi andare, vai al punto di votare. Vai al punto, ci sono andato. Perfetto. E dovrebbe avere la scendi un poco sotto, può essere, non ce l'hai il registra presenza, dei nomi. Sì, deve fare registra presenza, certo. Sì, deve fare registra presenza. Non l'avevo visto. Perfetto. 5 presenti, ok. E adesso dovrebbe avere la scheda, diciamo, con i candidati. Io vedo ancora solo tre voti. No, non ce l'ho sta scheda. Io purtroppo non posso vedere il vostro... Ora sì. Okay. Quattro voti. Anche... Chi è che non ha votato? 5 voti, perfetto. Signor Palumberi, chiudiamo il voto. Chiuso. Io ho votato. Perfetto. Okay. Vedete i risultati? Consiglieri? Dica. Sì. Vedete i risultati? Perfetto, quindi si proclama eletto il consigliere Losardo. Ok. Diciamo, presidente... Io non vedo niente. Quattro c'è... No, i votanti saranno quattro votato Losardo e uno Palazzo, quindi dichiaro eletto per il consigliere Losardo. Presidente, le chiederei di procedere alla proclamazione. Sì, infatti, 4 voti validi Losardo, un voto Palazzo, proclamo eletto il consigliere Losardo. Okay. Allora, procediamo con l'elezione del vicepresidente. Signor Palumberi, apra la votazione. La votazione è aperta. Sì, per che cosa la votazione? Per il vicepresidente. Vicepresidente. Dovete fare la stessa operazione votando per il vicepresidente. Presidente, mi scusi, però non ci sono candidati come vicepresidente o qualche idea? Non lo so, consigliere, Abbiamo fatto con il consigliere Losardo. Se c'è qualcuno che proclama... si candida a fare il vicepresidente, siccome la figura di vicepresidente in parte così, se c'è qualcuno che si candida a fare il vicepresidente si faccia avanti. Candidati tu, Palazzo. Candidati tu. Io propongo il consigliere Palazzo, che ha fatto il presidente fino a poco tempo fa. Era presidente. Fate a coppia. Consigliere Palazzo, che dice? Consigliere Di Gesù, no, per me va bene, dico non c'è va bene. Problema. Così. Sì. Va bene, ok.
Ti passi alla votazione, vicepresidente. La linea che diceva la consigliera Di Gesù, che voleva votare chi non è presente in commissione oggi. Quindi, comunque, come diceva il presidente, accetto la. Se dobbiamo scegliere uno che non è presidente di commissione, in questo momento è forse solo Stabile. No, io pure non sono presidente di commissione. Lei non è presidente di commissione? Allora a posto, va bene. No. Voilà. No. Voilà. Espresso troppe preferenze. Io utilizzando involontariamente non mi fa cambiare preferenza. Vabbè, voto così. Teresi. Prego. E lo sai che a me i titoli non mi interessano. Lo so, non servono. A me interessa fare bene per tutta la quinta circoscrizione. Mancano due voti. Io ho votato. Votato. Ecco, completo. Si chiude. Chiudiamo il voto. Chiude il voto. Voto chiuso. Risultati e proclamazione. Losardo, proclami il vicepresidente. Io purtroppo non vedo, presidente, non vedo nulla. E allora nulla. Palazzo 4 e scheda bianca 1. Ok, allora signor Palumberi, se lei chiude la fase di voto, io vi ringrazio e vi saluto e vado a fare assistenza alla commissione scuola. Grazie dottor Budera, grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie, buon lavoro a tutti. Buongiorno. Presidente. Allora, presidente, innanzitutto buon lavoro. L'altro dispositivo lo possiamo togliere, scusate. Sì, certo, basta. Potete rimanere solamente qua in videoconferenza. Va bene. Presidente Losardo. Sì. Allora, volevo ringraziare tutti i componenti della commissione speciale. Anche chi non mi ha votato, perché chiaramente ha espresso un suo giudizio, un suo parere, un suo criterio, è giusto che accettare. Comunque eventualmente per quanto riguarda questo, io eventualmente sono pronto, ripeto, a dimettermi dalla commissione consigliare permanente sport per fare spazio eventualmente a un altro. Problemi di questa natura non ce ne sono assolutamente, quindi eventualmente decideremo anche in commissione sport sul proseguo dei lavori. Quindi dicevo questo poc'anzi, la commissione viabilità e traffico chiaramente chiederà molto impegno da parte dei consiglieri componenti, perché abbiamo molto lavoro, c'è tanto lavoro da fare, da portare a termine, segnalazioni che arriveranno da parte dei cittadini e che ne arrivano tanti. A tal proposito, appunto, ricordo anche io la situazione di via Giovanni Evangelista Di Blasi, che è veramente caotico, c'è un caos infernale tutto il giorno, anche perché il flusso semaforico di via Leonardo da Vinci, angolo via Ruggeri, crea veramente tanto di quel traffico proprio che non se ne può nemmeno parlare. E quindi magari si potrebbe studiare un percorso alternativo, se c'è da modificare diciamo il senso unico, farlo al contrario, ecco, si potrebbero prospettare diverse ipotesi, eliminare il semaforo di via Ruggeri in maniera tale che diventi più scorrevole il segmento che va da via Polito a via Leonardo Ruggeri, perché chiaramente c'è un tappo in questo semaforo. E si potrebbe sicuramente, sto parlando di ipotesi, ma andranno al vaglio della commissione. Per esempio la mia idea è quella di che chi proviene da Leonardo Ruggeri, per esempio, non può andare dritto, ma deve andare, per andare verso Borgo Nuovo dovrà girare da via Silvestri, per esempio, così si elimina il taglio delle autovetture di via Leonardo da Vinci, e quindi a questo punto il semaforo non avrebbe più ragione di esistere nella maniera più assoluta, o meglio soltanto per chi proviene da via Leonardo da Vinci
può immettersi in via Leonardo Ruggeri, quindi già si eliminerebbe una sequenza. Che dire, l'appuntamento con la nuova sede di commissione sarà al più presto, sicuramente la settimana prossima. Io già ho pure qualche proposta appunto da portare in commissione. Se ci sono altre proposte, chiaramente le porteremo al vaglio della commissione. Buon lavoro a tutti, grazie per la fiducia che mi avete dato e vi ringrazio uno per uno. Grazie, colleghi. Presidente Losardo, allora intanto buon lavoro, sono contento che abbiamo quasi all'unanimità, di fatto quasi, eletto il presidente, c'è tanto da lavorare. Io l'avevo già comunicato all'inizio, forse lei è ancora non era collegato, perché uno dei primi passi, una delle prime proposte che già si sta preparando è proprio questa di via Evangelista di Blasi, che centinaia di segnalazioni, quindi se sto preparando una proposta di delibera, se lei la sta preparando pure, vediamo di farla unica e vediamo di fare due proposte, però eventualmente su questo ci organizziamo e ci mettiamo d'accordo. Perfetto. Mi scusi, è per levare il senso unico? Sì, per cambiarlo intanto, per verificare di cambiarlo intanto. Per toglierlo da passo di riga, non andare di nuovo in via. Esatto. Ok, pure a me tante persone hanno chiamato. Va bene. Un'altra cosa, c'è la posta aperta, Presidente, non so come. C'è una? La posta di Largo Pozzillo è aperta. La fossa? Che cos'è la fossa? La posta! C'è l'ufficio postale aperto. L'ufficio postale! È aperto l'ufficio postale? Sì, perché dico la posta non si capisce. L'ufficio postale è aperto. Possiamo decidere su un altro ente, è chiaro. No, e quello è un ente privato, noi possiamo solo aver comunicato alla posta che c'è questo caso, ma non decidiamo noi sulle poste. Ma quello è entrato 4 volte alla posta. Vabbè. Buono per loro. Ok. Presidente Losardo, posso? Certo, prego, collega. Intanto complimenti per grazie. Di presidente. Sul problema di Evangelista Di Blasi, come sapete io ho seguito tantissimo l'avanzamento dei lavori e ho tantissime mail con l'ingegnere che si è occupato dei lavori e con l'ufficio competente, dove ho segnalato più e più volte che bisogna cambiare tante cose per la sicurezza dei cittadini. Quindi questo è un problema che secondo me riguarda l'amministrazione, perché loro sono consapevoli dei pericoli che ci sono su quella strada, sono consapevoli dei ritardi e della congestione del traffico su via Ruggeri. Io l'ho segnalato tantissime volte. Sono consapevoli che bisognerebbe cambiare la segnaletica orizzontale e verticale, soprattutto nel tratto che dalla statua sale verso la borgata di Passo di Rigano. Quindi loro sanno, io spero che in una delle sedute della commissione sarà presente l'ingegnere Caliri. Sarà presente. Anche se consigliere di Gesù, il problema vero però non è la segnaletica verticale e orizzontale, è proprio il senso di marcia. E adesso mi spiego perché non hanno avvisato e non ci hanno chiamato e non mi hanno convocato sul sopralluogo, perché sapevano che io ero contrario. E guarda caso, ora scopro che ci sono stati fatti sopralluoghi e non hanno invitato, forse perché sapevano che io ero contrario. No, presidente, io sinceramente posso dirle, Fabio, che avevo anche presentato ai tempi, ma le sto parlando di un anno e mezzo fa, un progetto che era parecchio diverso da quello che è stato attuato. Attenzione, non hanno convocato la circoscrizione durante i sopralluoghi. Questa è l'unica cosa che dovrò scrivere alla commissione traffico. E adesso si assume chi ha fatto quei sopralluoghi. Adesso si assume la responsabilità di questo atto. Tutti quelli che hanno fatto il sopralluogo, adesso si assumono la responsabilità di questo atto, perché la circoscrizione non è mai stata invitata a nessun sopralluogo su questa strada, mai. E adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Una situazione che vede più di 500 condomini relegati. Assolutamente, ma questo ci lavoravamo da 7 anni, consigliere Gesù. Ma così abbiamo fatto più danno.
come lo fa. Intanto li abbiamo fatti uscire di casa, abbiamo tolto il divieto pedonale. Il come, ma lei c'è stato a posto di ridere ieri il comandante dei vigili urbani mi ha chiamato preoccupato. Ha tentato di risolvere la situazione. Dico, penso che i tecnici ci sono, io sono tecnico ma non sono tecnico del comune. La mia proposta era ben diversa e quindi adesso chi diciamo è infatti io dico soltanto che chi ha fatto i sopralluoghi si assuma la responsabilità di quello che è stato fatto. Assolutamente, dico, e perché poi, mi è sembrato troppo strano che la circoscrizione, guarda caso, non è mai stata convocata. Mi sentite? Sì, sì. Presidente, la ricordo troppo che non precede lei. Forse scusi, consigliere Lozardo. Io mi sono fatta carico di una io mi sono fatta carico, diciamo, di una richiesta dei cittadini e ho avanzato delle proposte, dico, poi l'amministrazione con comunque queste proposte che lei, diciamo, ha portato avanti si possono sottoporre all'attenzione della commissione speciale, certo, le porterà al vaglio, le può portare al vaglio sicuramente. A me quello che interessava lei è da qualche, era da qualche una situazione atroce, lei da qualche anno che magari sicuramente sta lavorando su questo segmento di strada. Noi sicuramente sono decenni che lavoriamo su questo segmento, ci siamo posso dire soltanto anche questo. Attenzionato in consiglio quando è venuto il vice sindaco, io l'ho fatto presente, dico, quindi il consiglio ne era consapevole. Anche secondo sì, però non è arrivato alcun invito da parte dell'ufficio traffico in merito alla circoscrizione. Quindi, ma quello è un problema dell'ufficio traffico. L'iniziativa parte dai condomini, devo supporre. Se fosse partita dai condomini, ritengo che la circoscrizione debba essere comunque coinvolta. Su questo non ci piove. Sono fermamente convinto, perché chi conosce il territorio sono i consiglieri e il presidente e tutti quanti, ed è giusto che questo interagire debba avvenire al 100% con la circoscrizione. Ma credo che i cittadini abbiano segnalato più e più volte anche negli anni passati alla circoscrizione. Presidente, posso? Presidente. Io ritengo che la soluzione migliore sia quella del doppio senso, prendendo le dovute cautele e tutto quanto. Abbiamo più volte segnalato il problema dei paletti che inizialmente non sono stati collocati, i parapedonali intendo, ora sono stati collocati e ne è uscita che cosa? Che la strada è diventata a senso unico, ma è assurdo. Lo guardo, poi quindi dà la facoltà di parlare. Secondo il mio punto di vista, perché per chi viene da Passo di Rigano, perché non ha alcun percorso alternativo se non Viale Due Vinci, ma stiamo scherzando, il traffico è caotico, è immenso. Io sono passato di mattina, ieri, veramente è allucinante. Prego, chi voleva intervenire? Posso, Presidente? Presidente Teresi, prego. Grazie. Allora, consigliere di Gesù, è anni che colloquiamo con i cittadini e con gli stessi cittadini abbiamo fatto o due o tre conferenze di servizio presso l'assessorato, quindi non sta nascendo ora, e se non l'abbiamo risolto in questi 10 anni è perché giustamente c'era qualche problema in questa strada, così come si sta verificando. L'ultima conferenza di servizio a cui io ho partecipato su questa strada insieme ai cittadini di residenti in via Salernitana erano esattamente le stesse cose che sono state fatte, ma col senso di marcia a scendere, perché giustamente snellivamo il traffico da via Leonardo da Vinci, con l'ultimo tratto invece doppio senso che consentiva dal dove c'è la statua fino in via Salernitano il doppio senso di marcia, quindi si scendeva da via Evangelista di Blasi, si scendeva, non si saliva, e invece l'ultimo tratto da via Salernitano fino alla statua era doppio senso. Questo era l'impegno che si era presa l'amministrazione davanti a me, poi siccome ci sono state pressioni di qualche movimento politico che hanno consentito di fare dei sopralluoghi chiedendo forse di non invitare la circoscrizione perché già avevano preso un impegno con questa circoscrizione, ed è successo questo disastro, perché consigliere Di Gesù, per anni l'ufficio traffico ci ha detto che, e c'è chi mi può testimoniare, perché c'è un consigliere, c'è il presidente Lozardo che è ancora più anziano di me in circoscrizione, che anche quando lui era presidente si sono fatti atti deliberativi, che ci diceva costantemente che i berilli non si potevano mettere perché era pericoloso.
non si poteva fare nulla perché non c'era la distanza di sicurezza. Mai per anni l'ufficio traffico ha potuto dire niente. Siccome poi c'è stato forse qualche, non lo so, un movimento che si è messo in mezzo, pur infischiandosene delle dichiarazioni e della riunione fatta col presidente di circoscrizione, si sono fatti atti totalmente diversi rispetto a quello che avevamo deciso. Adesso chi ha fatto questo danno ne paga le conseguenze, perché farò un casino, perché questo significa non coinvolgere la circoscrizione nelle decisioni. Punto. Ho finito la dichiarazione. Posso, presidente? Sì, prego, consigliere, certo. Dico, a me quello che interessava era semplicemente sbloccare una situazione assurda. Ma infatti l'ingegnere Calini mi deve dire perché adesso non sono più pericolosi i birilli per strada. Dopo che per 15 anni ha detto che non si potevano mettere, diciamo, consigliere, intanto me li hanno messi, dico, messi, va bene, che cosa io non lo credo, vogliamo sapere i cittadini che questo senso di marcia è merito suo, io avrò prestato di più e li hanno messi, faremo sapere che questo senso di marcia è merito suo, è competente in materia, come sicuramente il senso unico di marcia è necessario. È necessario perché ovviamente due macchine non ci passano, quindi per il codice della strada deve essere quel tratto necessariamente a senso unico con gli eschetti pedonali. E sicuramente dico, se hanno intenzione di cambiare il senso di marcia, io sarò d'accordissimo. A me non interessa, per me possono fare una sopraelevata, non me ne frega niente. Quello che a me interessa è che si risolva un problema, e che questo problema in parte è già stato risolto. L'avevamo risolto con l'assessore Catania, e non così, scusate, facendo danno ad altri cittadini. Evitiamo questi perché i problemi non si risolvono risolvendo problemi a 400 cittadini e creandola a 4.000. Il problema dell'ufficio tecnico. Vabbè. Scusate. Non mio, cioè ripeto, per me possiamo fare una sopraelevata. Purtroppo a volte gli uffici tecnici si fanno condizionare dalla politica, e questo è il grave problema. No, non credo. Vabbè, lo vedremo. Dovranno spiegarci molte cose. Comunque il presidente Rosario tanto convocherà presto, vi invito alla calma, evitiamo questa sovrapporre di voci, grazie. Comunque i cittadini della via Salernitano hanno anche fatto un esposto in procura per la situazione inverosimile. Quindi diciamo, vabbè, questa è una situazione che dura da almeno un ventennio. Volevo altresì comunicare che purtroppo mi è giunta una notizia che in questi giorni c'è stato un incidente mortale in via di Blasi, proprio in quel punto. Non so se corrisponda a vero, ma mi è arrivata questa notizia. Quindi con questo nuovo assetto abbiamo già il primo incidente mortale, che veramente speriamo che non ce ne siano più di incidenti. Io posso mettere a disposizione tutte le mie segnalazioni che segnalavano il pericolo, quello lo posso fare. Presidente, quindi se c'è stato un incidente con questa situazione, con questo assetto, non mi pare che sia stata la soluzione ideale, anche perché questo doppio senso di circolazione nella parte finale non ha fatto altro che creare caos, che creare confusione a più non posso, perché chi sale da via di Blasi è convinto che la strada sia a senso unico, invece non è così, la strada è a doppio senso, il senso unico inizia superando via Romualdo Salernitano. Questo per consentire ai residenti di via Romualdo Salernitano di poter uscire tranquillamente da via Salernitano e possono andare sia a sinistra che a destra in maniera autonoma e indipendente. Diciamo, diventa un privilegio soltanto per i condomini di via Romualdo Salernitano, e ripeto, questo ultimo tratto di strada a doppio senso di circolazione è pericolosissimo, è molto pericoloso. Ripeto, perché gli automobilisti si ritengono che la strada sia a doppio senso. Se quello che mi hanno riferito risulta a verità, sicuramente qualcuno ne pagherà le conseguenze. Assolutamente. Ti vuole intervenire? Posso aggiungere anche che ho fatto presente che proprio all'altezza dove via Ruggeri, dove la via Evangelista di Blasi sale verso la Borgata, avevo chiesto più volte di mettere il segnale stradale indicante il triangolo con il doppio senso di marcia e una doppia striscia continua per terra. Andate a vedere cosa hanno fatto. Andate a vedere. Credo che ci sia attualmente una striscia neanche continua per terra. Non c'è niente. No, una striscia l'hanno fatta, ma è discontinua.
o è continua, una striscia continua, quindi... o è discontinua. Eh beh, certo, devo fare la discontinua nell'ultimo segmento perché la strada è a doppio senso. È chiaro che devono fare la discontinua. Non la possono fare continua perché è a doppio senso. Però se c'è questo pericolo, dico, una doppia striscia continua proprio per evitare il sorpasso. Penso che sia. Però ripeto, io non sono un tecnico dell'ufficio tecnico. Loro faranno delle scelte consone, diciamo, ai loro... studi al loro lavoro, immagino ci sia un lavoro dietro. Io avevo una priorità e questa priorità, diciamo, è stata raggiunta. Poi se cambiano il senso di marcia, se fanno una sopraelevata, se fanno io una sono galleria per il doppio senso, io sono per il doppio senso. Io e il doppio senso credo non si possa fare. Anche invertendo il senso unico non è che si risolva più di tanto la situazione, la meno più assoluta, perché chiaramente ciò provocherà poi disagio tantissimo a quelli che da via di Blasi debbono andare a passo di rigano, è chiaro. Attualmente è un percorso alternativo, ma per chi viene da via Perpignano e deve andare per esempio in via Roccazzo, non so come potrà andarci se non facendo un giro veramente enorme, chiaramente aumentando così il traffico, la congestione aumenterà in via Leonardo da Vinci. Comunque eventualmente tutte le, come si dice, le proposte, ecco, verranno esaminate, sperando che fuoriesca qualcosa di positivo, una soluzione più, diciamo, migliore rispetto a quella di adesso. Prego, Presidente Teresi, voleva intervenire, prego. Era quello di prima, con il Presidente, no? Non aggiungo altro, farò seguire... Non la sentiamo. Io non la sento. Dico il posto era riferito a poco fa. Non parlo, non ho nulla da aggiungere se non che sto preparando la proposta di delibera. Perfetto. Consigliere Palazzo, voleva intervenire? Sì, solo intanto buon lavoro a tutti i compagni della commissione. E comunque ho saputo pure io dell'incidente, a quanto pare è vero. Questa non è una soluzione, che possa continuare a rimanere così. Quindi sicuramente la commissione valuterà tutte le proposte che verranno dai componenti o dai consiglieri, e quindi rimaniamo in attesa di eventuali proposte o fatte da noi stessi o fatte da altri consiglieri. Grazie Presidente. Mi sente, Presidente? Io non la sento più. Presidente, io non sento nessuno. Presidente Losardo, io la sento comunque. Consigliere Palazzo. No, io la sento pure, la sento. Qualcuno, sì, dove sono io c'è confusione. Si sente. Io ti sento. Ok, va bene. L'importante è che sia stato qua. Sente lo sordo? Forse dovrebbe la connessione. Risulta presente, ma non... Presidente Losardo? A questo punto, consigliere Palazzo... Mi sentite? Mi sentite? Ecco. Perfetto. Il consigliere Sabile voleva intervenire, non l'ho capito. Pronto? No, vabbè, già abbiamo detto tutto. Ah, va bene. Per me va bene anche doppia marcia, perché è l'unica forza. Doppio, esatto, è la sua. Comunque valuteremo. Ieri tutto proprio c'è stato un delirio. A passo di Rigano. Un delirio.
Va bene. Presidente. Presidente Teresi, se mi sente. Mi sente, Presidente Teresi? Sì, la sento. Ecco, Presidente, io a questo punto, se non ci sono altri interventi, volevo chiudere, diciamo, la seduta, però prima desideravo fare richiesta all'ufficio di presidenza di acquisire la documentazione pregressa su via Di Blasi Salernitano, tutto quello che ha prodotto, diciamo, il Consiglio di Circoscrizione anche negli anni passati, per poter esaminare più in maniera più approfondita la vicenda. Quindi, assolutamente sì. Mi dovete dare un po' di pazienza, dovete avere un po' di pazienza, perché, come voi sapete, sì, avevo risolto il problema della presidenza, tranne che dopo una settimana l'impiegata si è dovuta ricoverare per un'operazione. Questo mi dispiace. Semplice però complicato. Quindi, però, lavoreremo per recuperare tutto questo materiale. Se la signora Cannizzaro è presente, io eventualmente sarò disponibile anche da lunedì. Vediamo di poterci lavorare presso gli uffici per acquisire eventualmente qualche documentazione inerente Blasi. Va bene, Presidente? Va benissimo. Ok, allora arrivo a questo punto, se non ci sono altri interventi in merito, io chiudo la seduta e l'appuntamento eventualmente sarà comunicato per la prossima seduta via email, d'accordo anche con i consiglieri componenti. Una buona giornata a tutti, un buon proseguimento a tutti. Vi ricordo per i componenti la Commissione Sport, che è alle ore 11. Abbiamo alle 10:30 c'è la seduta di commissione, alle ore 11 c'è un sopralluogo, quindi siete tutti invitati eventualmente a questo sopralluogo. Presidente, avevo fatto richiesta delle chiavi per poter accedere all'interno, però non ho ricevuto alcuna risposta. Lo sa, da in merito. C'è qualche difficoltà per aver reperito queste chiavi, sinceramente. Io ho pure pensato che magari, dato che è affidato per una ditta privata, magari ci siano anche problemi di questa natura, ci sono problemi di questa natura. Comunque faremo complicato, perché è la ditta che ha le chiavi in questo momento. Va bene, sarebbe gradita anche la sua presenza più tardi, Presidente. Farò di tutto per esserci, consigliere Losar. Va bene, sarà molto gradito. Okay. Consigliere Losar, che ora è la commissione sport? La commissione è convocata alle 10:30. Dico bene, segretario? Segretario, mi conferma? Esatto, 10:30 la prima convocazione. La prima chiama è alle 10:30. Ricolleghiamo. Esatto, quindi alle 10:30 ci ricolleghiamo. Così apriamo la seduta della commissione consiliare sport. Invito tutti a presenziare a questo sopralluogo. D'accordo. Grazie a tutti i componenti che non fanno parte della commissione.